Si realizza finalmente questo mio sogno che avevo da tempo, di vedere la Sicilia, la vera Sicilia, che non è legata a quei soliti stereotipi sulla mafia, ma è una Sicilia romantica. Ed è quello che realmente noi vediamo ogni giorno nei nostri luoghi, quando visitiamo la nostra sciacca, quando ci guardiamo intorno, quando giriamo l'entroterra siciliano, quando visitiamo quei sette dei luoghi che sono stati scelti nelle precedenti produzioni cinematografiche. La giovane produttrice esecutiva del film di Michela Scolari, Elena Costa, non nasconde la sua emozione in vista della premiere del film Sciacca, un sogno fatto in Sicilia, diretto da Michela Scolari e prodotto tra gli altri da Adam Leipzig, già produttore dell'Attimo Fuggente, e Rai Cinema. La pellicola è stata girata lo scorso anno tra Sciacca e altre località della provincia di Agrigento, compresa naturalmente la Valle dei Templi, e sarà proiettata per la prima volta il 28 settembre nella multisala Badia Grande. Allora, io il film l'ho visto e consiglio a tutti di vederlo in lingua originale, perché in lingua originale si sente proprio l'emozione di Francesco Leone e Lily Englert, che vivono questa esperienza del film come fosse la loro. Io consiglio a tutti di vederlo, se potete, in lingua originale con i sottotitoli, anche perché non è tutto in inglese, ci sono delle parti in siciliano, delle parti in italiano, quindi assaporatelo questo film, godetevelo fino alla fine, perché è veramente un bel film d'autore. Proprio l'esperienza attorno al film di Michela Scolari ha indotto Elena Costa a diventare imprenditrice e produttrice cinematografica. Intanto ho aperto la mia società di produzione cinematografica con sede a Bisacquino, poiché io sono di Bisacquino. Il mio intento è proprio promuovere la cinematografia a partire dall'entroterra, che è stato da sempre un po' dimenticato. E quindi questo fatto che io sono nata a Palazzo Adriano, ho vissuto a Bisacquino, poi ho studiato fuori, ma ho deciso di fare proprio imprenditoria culturale nel mio paese, a Bisacquino, partendo dal mio paese per poi arrivare a Sciacca, perché io dico sempre che sono mezza bisacquinese e mezza saccenza, perché comunque ho dei legami anche d'infanzia a Sciacca, e quindi voglio proprio far fruttare questo mio desiderio di fare imprenditoria culturale. Siamo reduci da un periodo in cui le piattaforme sono diventate il punto di riferimento, le sale per motivi della pandemia erano state abbandonate. Adesso c'è però finalmente di nuovo un'inversione di tendenza. Che sensazione hai da questo punto di vista? Che notizie hai? Allora, ti posso fare un esempio. A Bisacquino non esiste un cinema, ma siamo riusciti a realizzare una rassegna cinematografica. Questa rassegna cinematografica ha portato più di 100 persone al cinema, chiamiamolo cinema, non è un vero e proprio cinema, però ci siamo riusciti. L'ultima sera abbiamo invitato Roberto Lipari, Paolo Pintacuda e Ignazio Rosato per vedere il film di Roberto Lipari, Tutto a posto. La sala era piena. Roberto era felicissimo, pure noi l'eravamo, perché c'erano veramente 100 persone entusiaste di vedere questo film sullo schermo del cinema. Perché sì, è vero, con le piattaforme è più facile, possiamo scegliere i film che vogliamo, anche a un prezzo inferiore, perché paghiamo un prezzo mensile, però la sala cinematografica è tutta un'altra cosa. Quindi la sala cinematografica non morirà mai. Secondo me no.